Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: Giulia Salemi si trova con le spalle al muro. Tant'è che durante il corso della diretta televisiva ha voluto smentire il tutto. Giulia Salemi anche quest'anno è tra i protagonisti del Grande Fratello VIP di Alfonso Signorini, e non perché faccia ancora una volta parte dei vipponi, ma perché è stata scelta in un inedito ruolo, ovvero quello di rappresentare il popolo dei social, che da sempre è una parte fondamentale dello show. Durante il corso delle ultime puntate, però, la bella modella di origini persiane ha fatto notare come Antonino Spinalbese ricordi molto Pierpaolo Pretelli, il suo compagno, in quanto sono due giovani padri. Pierpaolo non ha ancora un bambino da te, ha subito incalzato il conduttore, ma la risposta della Salemi non è tardata ad arrivare, ironizzando in un primo momento sulla vicenda per poi svelare come stanno realmente le cose. Giulia Salemi, la smentita in diretta si fa notare, la verità su Pierpaolo Pretelli. Alfonso Signorini ha messo in imbarazzo Giulia Salemi, che prima dell'inizio del GF VIP è stata beccata in loro compagnia, chiedendo quando lei e il suo compagno metteranno al mondo un bambino. In un primo momento, come potete notare dalla clip incorporata poco più in basso, la Salemi ha ammesso che sarebbe mancato poco e che avrebbe dato a lui l'esclusiva, scatenando gli utenti della rete come soltanto lei sa fare. Peccato che poco dopo, ormai con le spalle al muro, non appena si è resa conto di essere inquadrata dalle telecamere di Canale 5, ha subito smentito il tutto. Tant'è che dal labiale si capisce chiaramente che dice non è vero niente, ritornando sui suoi passi e ponendola su a concentrare sui messaggi che gli utenti della rete hanno scritto durante il corso della puntata. Giulia Salemi ha ammesso tutta la verità con Alfonso Signorini, e per tutti quei fan che aspettano che lei diventi mamma per la prima volta dovranno mettersi l'anima in pace, almeno per il momento non se ne parla. Dopodiché lei e Pierpaolo sono giovanissimi ed hanno tutta la vita davanti per poter pensare di mettere su famiglia. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.